Halumani Clan e Tata Dolce sfida da ciao grandi piccini, la vostra Tata Dolce è tornata e benvenuti sul mio canale YouTube, il Comer of My YouTube canal. Di cosa ci occuperemo oggi nella lingua tedesca? Una sorpresa, Überraschung. Ho deciso di integrare finalmente nei miei video su YouTube anche grammatica e fonetica. Cercherò di farlo nel modo più semplice possibile, soprattutto per i più piccoli. Oggi di cosa ci occuperemo? Di quattro lettere che non troviamo nella lingua italiana. E come dicevano i miei bambini su in montagna in Austria, gli italiani, la A con i due puntini, la O con i due puntini, la U con i due puntini, ma e umlaut, umlaut, A umlaut, O umlaut, U umlaut. E poi das Schafes S, le S con le due pance, come dicono i bambini, che corrisponde a due S. Ma iniziamo, pronti? Con la A umlaut, sì. Dobbiamo leggerla come una A molto aperta, quindi una E. Teaper, teaper, l'orso. Teammerz, marzo. Mentre la O umlaut la leggiamo come la U francese, quindi der Löwe, il leone. Poi possiamo prendere come esempio bello, in tedesco si dice schön, schön. Il re, der König, e poi c'è la U umlaut, sempre come la U francese, quindi U, fünf, cinque, vi ricordate i numeri? Mütze, die Mütze, il cappello, vi ricordate l'abbigliamento? Quindi andate anche a rivedervi tutti i video di Tata Deutsch, trovate le parole con l'umlaut e provate a ripeterle e poi fatemi sapere come va sulla pagina Facebook oppure su Instagram. E poi la Scharfes S, la Scharfes S, che si legge come una S doppia. Ad esempio, Weiss, vi ricordate i colori? Bianco. E la troviamo sempre dopo vocali o dittonghi. Oppure Grüße, saluti. Grande, Groß, quindi come una doppia S. Vogliamo fare un ripasso insieme di pronuncia? Voi osservate il mio movimento delle labbra, ma prima vi ricordo di iscrivermi sul mio canale YouTube per non perdere i prossimi video e vi aspetto sulla mia pagina Facebook e su Instagram. Vi raccomando, un bel like! Ripassiamo. Pronuncia, prima parte. Allora, quali sono le lettere che non troviamo nella lingua italiana? A umlaut, O umlaut, U umlaut. A umlaut, der Per, der Merz, una A molto aperta. O umlaut, der Löwe, schön, schön. Der König, U, umlaut, fünf, die Mütze, e poi bambini, abbiamo la nostra S col pancione da Scharfes S, Grüße come due S. Weiss, groß. Allora, compiti per casa. Osservate bene questo video, i movimenti delle mie labbra. Ascoltate quello che vi ha detto Tata Deutsch e guardate i miei video. Vedete in quale video abbiamo l'umlaut. Quindi ripetete queste parole e poi mi scrivete sui miei social e mi fate sapere come va, mi raccomando. Ci saranno altri video, quindi abbiamo iniziato questo percorso oggi con la prima parte della pronuncia e man mano andremo avanti. La prossima settimana ci sarà un video anche molto molto carino e alternerò pronuncia
video come faccio solito.